Ah, in un mondo che non ci vuole più il mio canto libero. Sei tu. Sigla! Salve ragazzi e bentornati su Nevs, la rubrica del venerdì, e noi domani non saremo qui. Che fa rima, però sapete chi è sempre qui? I muratori. I muratori sono sempre qui a martellare, a segare, e noi siamo qui a sperare che prima o poi un martello scivoli e cada sulla luce di qualcuno per ottenere la nostra vendetta. Se sentirete dei rumori è normale amministrazione, perché noi li sentiamo già da una settimana e mezza. Abbondante. Molto abbondante. Abbondante. Comunque, domani saremo a Firenze a teatro. I biglietti saranno disponibili anche in vendita a teatro, quindi potete venire a prendere lì. Inoltre ci sono aperte le varie prenotazioni precose per Cagliari e Catania. Ci vediamo a Firenze, ragazzi. Tra l'altro Firenze è una città bellissima, è l'unica città che io abbia mai visitato con calma in vita mia. Per questo è bellissima. Ci ho messo una settimana a vederla tutta e non ho ancora visto delle cose, perché gran parte del tempo l'ho passato a mangiare. Mi dispiace, funziona così da quelle parti. Andate nei posti dove si mangia di merda, così vi concentrate sui monumenti. Ad ogni modo. Giusto, sul canale è uscito, sul primo canale è uscito un video dedicato a Kingdom Come Com Deliverance. Andategli a dare uno sguardo, soprattutto se siete nostri iscritti, se non lo siete. Comunque, circa le città che devi visitare 6 giorni e poi dici che sono belle, ne abbiamo viste almeno 3 negli ultimi 2 mesi, che bastano 5 minuti per quanto mi riguarda. Sei d'accordo? Però non diciamo quali, perché non lo diciamo. Si scatenano. Bastano 5 minuti, veramente. Comunque, We Crow! We Croak, ovvero ricorda che moriremo tutti. Siete troppo indaffarati? Avete testa solo per il lavoro? Beh, allora avete bisogno di svagarvi un po' per poter portare felicità nella vostra vita. Una soluzione potrebbe essere dedicare qualche momento durante la giornata per riflettere sulla morte. Seguendo un antico proverbio tipico del Bhutan, inserire gong qui. Per essere felici bisogna contemplare la morte 5 volte al giorno. Questo è un proverbio. Ma per essere felici. Gli ideatori di We Croak hanno deciso di proporci questi momenti di riflessione, magari con l'augurio di riuscire a sentirci in pace con noi stessi. Ma anche no. E così dice. Realizzando di quanto tutto sia passeggero e, secondo un certo punto di vista, di quanto siamo circondati di cose che non contano davvero. L'app, infatti, già disponibile su Play Store, provvederà ad inviare esattamente 5 notifiche ogni giorno ad orari totalmente casuali, proponendoci una frase o un pensiero riguardante il tema della puttana di tua mamma con quel cazzo di trapano, della morte, formulati da poeti e grandi pensatori, oltre che a un Troisi quote intensifying. Ah, cioè puoi anche dare maggior risalto alle frasi di Troisi. Andrea Costagliola, aka Sam, ora me lo segno, Pool. Secondo me non è neanche automatica questa applicazione qua. E come funzionerebbe? Cioè, secondo me c'è qualcuno, proprio una persona fisica che crea frasi sulla morte e le invia alla gente. Ma perché esiste una persona così, mo? Ricordati che devi morire. Ok, invia. L'unica certezza nella vita è che devi morire. Invia. Probabile che il nostro caro Apollonio si dia da fare in questo modo durante il tempo libero, cioè il tempo inutile prima del momento che conta davvero. Comunque, articolo della settimana, narrativa nei videogiochi, storie e trame sono davvero necessarie? La nostra Sara Grossi si dà da fare a raccontarci ancor più approfonditamente quello che è il lavoro di scrittura che c'è dietro i videogames. Ricordiamo che la nostra Sara studia proprio queste cose a livello accademico e quindi ne sa una più del vaffanculo. Martelli e trapani contemporaneamente, una combo. Jehovah's Witness Simulator 2018, l'ho preso. Ancora neanche l'ho preso. L'ho acquistato, voi non lo sapete, ma io ho appena letto la notizia e l'ho acquistato. Il simulatore di testimoni di Geova 2018 è il nuovo gioco indie realizzato dallo sviluppatore Misha Verollet,
l'ex testimone di Geova ha deciso di raccontare in tema di cacamente di cazzo oggi proprio a manetta, senza nulla togliere ai testimoni di Geova che la mattina alle 9 di domenica mi vengono a citofonare, grazie. Sono i centralinisti porta a porta. L'ex testimone di Geova ha deciso di raccontare attraverso un walking simulator la sua esperienza da giovane praticante, mostrando quelli che, a suo parere, sono i pregi e i difetti della suddetta religione. Quindi un testimone di Geova che fa vedere i difetti della sua religione non credo, credo esista. No, beh, ma credo, io in realtà ne conosco diversi di ex testimoni di Geova. Ex, ok. Sono gran bestemmiatori, sono tutti gran bestemmiatori. È un ex testimone di Geova, mi era saltata questa cosa al cervello. Il gameplay è molto semplice, il protagonista è un ragazzino, dovrà girovagare per le aule di una scuola cercando di sensibilizzare i vari coetanei che incontrerà. La storia è molto breve ma efficace nel rappresentare lo stato d'animo del giovane ragazzo. Giocando si riuscirà infatti ad entrare in empatia con quanto provato dal protagonista, percependo uno stato di profonda alienazione. Fra incomprensioni, offese e porte in faccia, il gioco di Verolet, ovvero Let, può essere un nuovo punto di vista verso la figura del testimone di Geova, sottolineando che a volte il testimone non sia sempre entusiasta di quello che sta facendo. Marco Franzon, aka che preparo per cena? Non lo so che cosa prepari tu per cena, però questo gioco mi sembra interessante. Senza ombra di dubbio, anche perché, esattamente come per i centralinisti ai quali sbattiamo le telefonate in faccia... Ho bloccato quasi tutti i numeri io. Anche io, perché continuano a propormi la stessa offerta nonostante io abbia appena cambiato il mio piano tariffario, quindi certe volte non ha proprio senso che ti propongano certe cose. Così anche la puttana della madre di chi sta martellando si affanna viale dopo viale a prendere piselli grossi come dei tram per quattro spicci per tutta la notte e poi contrae malattie venere come la martellita in culo che fa malissimo perché ti devi infilare il martello dalla parte del manico su nella parte... Parliamo dei testimoni di Geova per cortesia? Certo che parliamo dei testimoni di Geova. Credo che stiano bussando. Ah no, è sempre la puttana della mamma. Quanto siamo scurrili. Eh sì, ma ok, ma bambini, non guardate queste. Sì, queste ma me le stanno tirando fuori. Mamme, papà. Bestemmiereste anche voi. Forza. No, noi perché sono giorni e giorni e giorni in cui dobbiamo fare cose e non riusciamo a fare cose. È veramente snervante. Però andiamo avanti. Allora, questo mi sembra una cosa, un gioco molto interessante. Perché? Perché mi ricorda, per certi versi, non so perché, ma mi è venuto in mente, This War of Mine, che è l'unico gioco che mette, diciamo, dalla parte dei civili la guerra. Quindi la guerra non con i personaggi che imbracciano fucili e fanno gli eroi, ma dall'altra parte, e questo è un po' l'altro lato della medaglia, no? Perché sì, giustamente il povero testimone, che ricordiamo essere una persona come noi, come se ce ne fosse perché alcune volte ce n'è bisogno, conosco gente a cui va ricordata. Ho avuto una visione del futuro nel 2040, Redez che entra in un'aula piena di bambini perché farà il professore, fa: bambini, avete presente i negri? Sono esattamente come voi, ma più scuri. E i bambini: professore, ma qui siamo in Senegal. Ok, allora facciamo che i bianchi sono diversi da voi, ma più o meno uguali. Ad ogni modo, si mette nello stato d'animo del testimone che va a bussare e si pia un sacco di porte in faccia e non solo, stavo dicendo anche un'altra cosa. Iniziamo sempre con quelle tre lettere. Comunque, ragazzi, io lo prendo, quindi poi faccio un gameplay, pure un long play ci faccio. Posso dire una cosa? Perché prima mi è scappata, ovviamente per fare la gag, mi è scappata una frase falso progressista, cioè siamo tutti uguali. Secondo me questa frase, siamo tutti uguali, è la più grossa stronzata che possa esistere, perché la bellezza del mondo è la diversità. Tu perché viaggi? Per vedere la diversità delle persone. Perché basta andare in un altro posto che tutto è diverso. Quindi chi dice siamo tutti uguali è chiuso di testa in una maniera allucinante, ok? Proprio... Oh, raga, boh, lo so che estrapolando pezzi di quello che ho detto prima può succedere di tutto. Ma di tutta la lana. Però questa cosa voglio che rimanga in questo video, così chi ci arriva... Ovviamente chi si fa satira si scherza. Sì, non rompete i coglioni. Perché già rompete i coglioni con gli alimentatori. Ma figuriamoci con i testimoni di Geova. Metal Gear Survive: la rivoluzione segreta degli sviluppatori.
Noi abbiamo iniziato a giocarlo da pochissimo, ancora non possiamo dire niente, abbiamo fatto il tutorial, tra l'altro bello, misurato, sotto le 4 ore, mi piace. Molti fan non si sono rassegnati al fatto che il recente Metal Gear Survive non sia più supervisionato da Kojima Productions. Sembra però che i giocatori non siano gli unici a pensarla in questo modo, dato che all'interno del gioco sarebbero presenti dei messaggi segreti di alcuni sviluppatori, volti a rimpiangere l'ex team di sviluppo e criticare negativamente quello attuale. Devo trovarli tutti questi messaggi segreti. A inizio campagna, nel blocco note contenente i nomi dei militari, alcuni attenti osservatori avrebbero scovato la parola KJP Forever, Kojima Production Forever, unendo le lettere di alcuni cognomi. Sempre accostando le iniziali di altri due cognomi appartenenti a soldati deceduti si formerebbe la sigla MG di Metal Gear. Per ultimo, i nomi Bastard Yota e Kanin Yuji, dai connotati decisamente negativi, sarebbero un chiaro riferimento al director Yota Tsutsumizaki e al produttore Yuji Korekado di Metal Gear Survive. Coincidenze? Forse. Ma la rivoluzione segreta potrebbe essere plausibile, visto che, senza ombra di dubbio, Kojima Productions vive ancora nel cuore di molti dipendenti Konami. Elisa Pollini. E non solo nel cuore dei dipendenti, ma un po' nel cuore di tutti noi che aspettiamo comunque frementi il nuovo gioco di Kojima, anche sì, solo capire... Perché le balene spiaggiate, sarebbe interessante. Allora, io penso una cosa, io ho avviato da poco Metal Gear Survive, l'abbiamo visto anche un po' insieme. Io devo dire che è un gioco molto molto normale finora. Cioè è un survival con elementi di raccolta, di crafting, cose che abbiamo visto. Con l'engine un po' riciclatozzo. Con il Fox Engine, che io odio ma è un gusto personale, però mi sta proprio sul cazzo. Che comunque sia, come gioco, sembra funzionare. Cioè, le meccaniche sono... il sistema di movimento è praticamente identico a quello di Metal Gear Solid 5 oppure di Ground Zeroes. E non capisco questo odio nel dire che sia un gioco di merda. Sicuramente sarà un gioco molto piatto, molto scialbo, che non ha nulla di troppo incisivo da dire. Però da qui a dire che sia una merda solo perché non c'è Kojima, forse non doveva esserci scritto Metal Gear nel titolo, ecco. Ma non avrebbe venduto una sega. Quindi è normale che abbiano i diritti di quella serie e possano farci quel che vogliono. Dobbiamo rassegnarci un po' tutti. Ma non vi preoccupate, perché comunque la regia, a quanto ho visto, non era male. No, è buona. Nelle sequenze. Quindi alla fine, sì, non c'è quel Kojima, ma comunque dai, diamo speranza a questi altri sviluppatori. Lo diciamo da non aver ancora testato approfonditamente le dinamiche di gioco, l'abbiamo solo iniziato. Sì, sì, no, allora, quindi... noi adesso stiamo parlando così di aria fritta, però da quel poco che abbiamo visto non sembra essere una merda, un gioco che cade a pezzi, ecco, come non cambia di vita. È un gioco che ci sta, poi... è chiaro che non è un Metal Gear neanche a pagarlo, però forse come gioco, se non pensate a Metal Gear e ci giocate, vi divertite. Noi lo proveremo in co-op, forse due risate ce le faremo, dai. Sì, assolutamente. Noi ci vediamo domani a Firenze, se sarete insieme a noi. I corsi di Quei Due sul Server ci saranno a Catania e Cagliari, quindi in basso ci sono i link e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!